Bella ragazzi, sono KBGoku e bentornati insieme a me su Skyrim. Non gioco da Skyrim da una settimana, quindi assolutamente non mi ricordo cosa devo fare, cioè proprio non ne ho la più pallida idea. Direi di andare qua. Trovo la fonte di potere, bella. Andiamo qua giusto per divertirci un po'. Direi di sotto. Devo tenere gli occhi aperti. Tac, perfetto. Molti draghi potrebbero provarci. Oggi volevo magari scassare qualche mammut. Sì, no, vi devo chiedere scusa intanto perché ieri dovevo caricare Skyrim, perché come sapete carico a giorni alternati, faccio un giorno Dragon Ball, un giorno Skyrim, un giorno COD, e quando ci sono delle richieste anche a GT5, però non ho avuto tempo ieri, giuro. Cioè, sono arrivato a casa alle 5, ho dovuto fare un video per me la God, poi ho fatto. Non avevo tempo per mettermi lì a fare Skyrim e tutto, allora ho caricato la MOA Bassalto, che è comunque una bella partita, volevo portarvela magari Tutto bene? oggi, e invece ve l'ho portata ieri, vabbè, non è che la cosa cambi molto, comunque. Ormai siamo qui, non ho la più pallida idea di dove io debba andare. Ah! Qua, trovo la fonte di queste. Trovo, andiamo a cercare la fonte. Quindi. Non c'è un Cosa ti punto più servono? vicino che ho già scoperto, tipo questa. Sì. Se no finiamo domani, ragazzi, cioè. Che è sta roba? I giganti sono pacifici, basta mantenere le distanze e non disturbare i loro mammut. Ma io ammazzo sia il gigante che il mammut se li trovo. Comunque, scherzi a parte. Volevo dirvi anche un'altra cosa. Ah sì, come ho detto la settimana scorsa, rinnovo la richiesta di farmi una intro. Se ovviamente non vi è di troppo disturbo, nel senso, no, vabbè, se qualcuno ci tiene o comunque vuole provare a farne una, me ne hanno già fatta una, ma io non so, vedo, sì. Me ne hanno fatta una che l'idea è molto bella. Con un po' dei miei video, un po' di Dragon Ball così. Peccato che non fosse in HD, però l'idea era molto bella, ecco, era come video risposta a un video di settimana scorsa, se volete, nel senso prendere spunto da quella, l'idea è molto molto bella. E quindi niente, insomma, vi chiedo ancora una volta se qualcuno riesce a farmi una nuova intro, che questa qui ormai è un po' vecchiotta, diciamo. Quindi, adesso noi stiamo andando a cercare la fonte del potere. La tizia mi sta seguendo, no? Vabbè, insomma, oh, Lidia, se vuoi seguirmi mi segui, se no attaccati. La 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 la, cos'è, una pantera? Ma cosa diavolo è? È già morto, non so cosa sia, ma un colpo è andato. Ma non sembrava un lupo gigante, cioè grande quanto me praticamente, come si fa a vedere? Orca, ho sbagliato, gli ho fatto il rutto. Non volevo fare il rutto, volevo vedere così, vabbè. Ah, si va su da questa parte perché io sto andando di qui e magari non si va su di qua. Porco, e quello cos'è? Cos'è quella. Dici che è un albero? Sembra una. Sì, è un albero, sembrava un. Vabbè, lasciamo perdere cosa sembrava. Andiamo a caccia di orchi e di. Quante ne sa questo rutto, ragazzi? È veramente una figata. Vabbè, ma corri un po', dai, che sennò arrivo domani, veramente. Ta-ta-ta, Goku alla riscossa, dove diavolo devo andare? Boh, chi lo sa? Questa è la direzione giusta. Oh là, cos'è? Questo è un edificio. Questo è un edificio, vediamo cosa c'è dentro a questo edificio a questo punto. Oh là là, fortezza di Felglow. Orca, quelle sembrano quelle. Oh, quella tizia sembra quella di Skyrim. Infatti, uguale, altro una della. Madonna che spot, boh, 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 boh. Cosa ha fatto? Ma se ucciderlo. avevo tutta la vita. Oddio. No. C'ho tutta la vita, impressionante. Questa cosa non mi piace. E che diavolo è sta cosa? Oh, qui, cioè, avevo tutta la vita, cioè poco meno, forse, diciamo tre quarti. Faccio per dargli il colpo di grazia e mi ammazza. Vabbè, va bene. Va bene, dai, tutto sommato. Mica male come cosa, ragazzi. KBGoku crepa. Maledetto me.
Vabbè, intanto ho scoperto la posizione, quindi... no, dai! Cos'è che vuoi? No, no, vai qui. Che pirla! Cioè, sono crepato e adesso non c'ho neanche... che sbatta assurda! Cioè, ero arrivato là tranquillo, ho trovato quella scema roba tutta infuocata, la Tronach della Fiamma, che sono quelle di... Che poi ho detto di Skyrim, invece intendevo di Oblivion, erano ovvio che erano di Skyrim, siamo a Skyrim. Lasciatemi perdere, quando faccio i commenti in live non ascoltate quello che dico perché dico solo maledettissime cavolate. T'ho detto, rimuovi! Morca! Ok. Che sbatti! Che sbatti, dovrei correre di più, di più, di più. Salta qui, salta là, il negro volerà. Sciallallero, sciallallà. Corri, dai. Allora, ta 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 ta. Vabbè, dopo queste mie doti canore veramente squallide, andiamo a scassare. Da che parte si saliva? Già non mi ricordo più. Ah, questo è il lupotto di prima. Ah, ma perché forse torna indietro completamente. Ciao, eh. Ci si vede, lupacchiotto. Dammi la tua pelliccia. Curami. E corri. Adesso vedi quante ne piglia quella schifosa. Oh. Ah sì, quello è l'albero pisellato là. Andiamo. Da questa parte, no, era di lì, sì. Ma guarda te se io devo crepare come un babbo quando c'avevo tutta la vita intera, completamente, e devo morire come un demente. Che è sta roba? Si vede poco, eh? Ah, sarà che è notte. Quando sorge il sole in sto postaccio? Adesso scopro di nuovo il posto, sta demente ancora mi ammazzerà, no? Ma ti faccio vedere io come le piglio. Guarda, eh. Guarda come le pigli. Guarda come le pigli. Guarda, eh. Innanzitutto mettiamo fiamma, direi di no. Scintilla però. Orca, ecco cos'è. Perché mi sa che come si dice? Mi stecca di mammut, vai. Mi toglie vita perché diavolo, ce la posso fare. Perché? Mi sto bruciando. Porco, vedi? Perché mi sto bruciando vivo. Ragazzi, qua non so se ce la faccio, eh. Ah, usa anche questa. È quasi crepata, però. Cioè, sto buttando via un sacco di sta roba. È morta. Porca vacca. Cavolo è, oh. Guarda, tutto a fuoco, oh. Molto piano. Molto attenti. Sì, tu non mi dare troppo una mano, eh. Cos'è sta roba? Piglia tutto. Piglia. Vesta del mago. Poi la vendo, che vale un botto. Vabbè, stavo quasi crepando un'altra volta, ragazzi. Attenzione, attenzione, veramente. Curati, va. Tac. Perfetto. Ora che mi sono curato, mi porri. No, non li voglio i porri, mi fanno schifo. Pianta di patate. Patata, no vabbè sì, dai, raccogliamo, raccogli, 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 non si può non sciacallare Oblivion, ragazzi, cioè è stato fatto apposta. Sciacalla, 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 sciacalla. Perfetto. E ora che sono in questo maledetto postaccio, io però non devo andare qui, devo andare là. Però ormai che sono qui, frecce, dov'è? No, non voglio l'arco, voglio le frecce. Frecce di ferro, eccolo qua. Cavallo qui. Qui c'è qualcosa di interessante.
oltre a quello demente che sì, ne vuole prendere allora. Guarda, il mago apprendista veramente. Adesso ti scintillo. Adesso ti scintillo, eh. Questo mi sta per crepare pure lui. Sto finendo le pozioni. Ma perché non fa la magia? Ah, l'ho tolta, che babbo, ragazzi, cioè, sto veramente. Ma. Ah, porco! Vabbè, me l'ha fregato. Me l'ha fregato sta scema qua. Vabbè. Fa niente, fa niente. Vabbè, se non altro è utile sta scema, perché. Dai, curati, va. Noi scendiamo di qua. Si può sapere dove è andato? È morto e dove è andato? Era qui. Non è che il suo corpo è sparito. Si è volatilizzato, vabbè. Va bene. Sto rischiando di crepare troppe volte per i miei gusti in questo degenero totale. Va bene, dopo essere morto una volta, borsa di monete, bella lì. Barile, eccoli qua. Dopo essere crepato una volta, direi che la prossima volta ci addentreremo nella mitica fortezza di Felglow. Quindi io, ragazzi, come al solito, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto, appunto, commentate, mi raccomando, scrivete quello che volete vedere, cosa non volete vedere, cosa vi piace, cosa non vi piace, poi anche iscrivetevi al canale e insomma ci si vede poi con i prossimi video. Bella ragazzi!